祭りはビッツアビッツアビッツアブマロランガッパアブマロランガッパ祭りはビッツアビッツアビッツアブマロランガッパアビッツ。Riprendono le interviste del nostro canale web, andiamo quindi ad intervistare alcuni dei personaggi che hanno preso parte a questo esclusivo evento. Presidente Guidi, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a voi. Bellissimo l'evento di stasera. È un evento che, diciamo così, ci fa credere di più in noi stessi, nella nostra Italia, perché il luogo e l'evento in sé, cioè la celebrazione della pizza, sono proprio il meglio che l'Italia può esprimere, anche nella una cosa così semplice come la pizza. Presidente Guidi, mi ha colpito l'inciso che ha fatto poc'anzi in merito alla convinzione che deve avere l'italiano, l'economia italiana, in merito alla qualità dei propri prodotti e di quanto sono apprezzati all'estero. Noi dobbiamo credere di più in noi stessi, nelle nostre capacità e nei nostri prodotti. Dobbiamo abbandonare una strategia difensiva, dobbiamo avere una strategia che ci porti a conquistare il mondo. Perché cos'è l'Italian sounding se non un'occasione mancata rispetto al fatto che i consumatori di tutto il mondo cercano il prodotto italiano, ma siccome non lo trovano si accontentano di un'imitazione. Allora noi dobbiamo uscire dal nostro paese, dobbiamo portare i nostri prodotti, orgogliosi di quello che sappiamo fare e orgogliosi delle nostre capacità di mettere assieme i prodotti agricoli per fare un prodotto che è semplicemente fantastico come la pizza. Una strategia ma anche una consapevolezza. Voi oggi avete presentato una serie di prodotti di materie prime di grandissima eccellenza in Italia ma anche all'estero, soprattutto forse all'estero. È così, i nostri main sponsor che sono Colavita, che sono i mulini Agugiaro e Figna, che sono Cirio e Colavita per l'olio, sono il meglio dell'agroalimentare italiano che già è conosciuto nel mondo come singolo prodotto che ancora di più si può promuovere in tutto il mondo con la pizza. Quindi prodotti di eccellenza in una location di eccellenza, direi. Beh, direi che è un filo logico che unisce l'ingegno di Leonardo, che era un uomo che sapeva dipingere dei capolavori, ma che sapeva anche costruire macchine da guerra o macchinari scientifici, e che era un agricoltore, un vignaiolo, coltivava la vigna che Ludovico il Moro gli aveva donato. E noi qui celebriamo un prodotto come la pizza, che è veramente un capolavoro, come capolavori sono quelli che realizzava Leonardo. Dottor Guidi, la ringrazio, andiamoci allora a godere l'opportunità di questo bellissimo evento. Grazie e buona serata a tutti. Mazzuri va pizza, a pizza, a pizza, a bumaro langoppa, a bumaro langoppa, mazzuri va pizza, a pizza.